Non si tratta di un errore di montaggio. Sono semplicemente due diversi momenti di un unico progetto che, alle Piane di Mocogno, la ridente località dell'Appennino modenese, si snoda attraverso vari periodi dell'anno. Un'unica strategia che punta decisamente a quella fascia di clienti, spesso trascurati, costituita dai più piccoli, dai giovani, dalle famiglie. Non molte settimane addietro funzionavano a pieno regime le strutture ottimizzate per gli sciatori in erba. Da pochi giorni è disponibile l'eccitante Parco Avventura, inaugurato il 24 di giugno. Ivan Boilini, presidente del consorzio e anima di questo recentissimo progetto, ne è giustamente fiero. Fa parte di un progetto che avevamo iniziato qualche anno fa e stiamo puntando sempre di più sul discorso estate e oggi abbiamo inaugurato questo meraviglioso Parco Avventura che crediamo sia un fiore all'occhiello della nostra stazione turistica per l'estate. Quello che abbiamo costruito noi è un parco avventura su due steppe, due percorsi. Un percorso verde adatto per i bambini dai 5 a 8 anni, il percorso blu-rosso adatto ai ragazzi 14 anni in su. Il parco è stato installato sopra dei meravigliosi faggi, anche secolari, che però non sono assolutamente stati intaccati né da viti né da chiodi, ma semplicemente da funi con delle regolazioni che quando questi faggi continueranno a crescere nella loro vita verranno regolati in modo tale che abbiano una crescita normale. È stato fatto proprio in un parco meraviglioso, naturale, di un bel prato che abbiamo qua attorno, al centro della nostra stazione, appena si arriva si individua subito, e nel contesto anche del centro fondo, perché è sulla pista da fondo dove d'inverno facciamo le varie attività da fondo, e si inserisce in quella logica di tutti i nostri impianti sportivi a misura di bambino, famiglia e comodi a tutti. Abbiamo una stazione che, ripeto, è adattissima a famiglie, a bambini. Da qua partono i primi sciatori dell'Appennino, ma che poi andranno anche sulle Alpi, su altre stazioni, perché proprio la comodità dei nostri campi scuola favorisce, diciamo, questo apprendimento. E anche il parco avventura che abbiamo voluto creare è stato impostato in prevalenza sul discorso bambino-ragazzo, anche qui proprio per andarvi vicino a queste famiglie maggiormente rispetto ad altre attività. Dunque, con questa nuova iniziativa, le Piane si ripropongono decisamente come meta privilegiata per le famiglie, sia in estate che in inverno. Questo sopra, bisogna andare cavalcioni, poi bisognerebbe mani in mezzo alle gambe, spingere e avanzare a cavalcioni. Rete, e qui bisognerebbe... La tecnica vuole che braccia dritte, tese il più possibile, far lavorare le gambe perché altrimenti si arriva alla fine con gambe con le braccia spappolate. Poi niente, qui dopo la rete liane, questo è uno dei più semplici, filo, camminare sul filo tenendosi alle liane. Dopo le liane c'è... Ce n'è un'altra un po' più carina. Ecco, qua bisogna tirare indietro la corda e ci si lancia nel vuoto per passare da una piattaforma all'altra. E poi c'è tutta una serie di fili normali, camminare sul filo normale. Un'altra cosa carina è quello là in fondo, ci sono corde a U, piedi, camminare dentro le corde. Quindi l'appiglio per tenersi ferma è la corda sulla quale mi vado ad appoggiare col peso e poi di nuovo un cavo per camminare sul filo e alla fine una scaletta e la carrucola. Fine del percorso blu. Vi
Visibilmente soddisfatto anche il sindaco di Lama Mocogno, che vede nel Parco Avventura uno strumento di ulteriore richiamo per il territorio comunale. È un'iniziativa per noi importante perché vuole dire arricchire le piane di Mocogno, che è un centro turistico per noi molto importante, vuole dire arricchirla di un'ulteriore opportunità proprio per da offrire ai nostri turisti. Questo Parco Avventura credo davvero che completi un'offerta proprio di attività su questo territorio che vanno insomma a completare, a rendere ricca l'attività appunto ricreativa di questo luogo molto bello. E diciamo anche che un po' le strategie dell'amministrazione comunale che sono state seguite in questi anni insieme al consorzio delle Piane di Mocogno sono proprio quelle di cercare di creare una serie di attività, quindi di avere una offerta variegata di iniziative, di attività da offrire ai turisti, a chi ama le Piane di Mocogno, chi ama questo posto che io amo sempre ricordare essere molto bello e di pregio naturalistico ed ambientale. Ma c'è soddisfazione anche per le sinergie tra enti pubblici e soggetti privati, rafforzatesi ulteriormente in questa circostanza. È un momento molto complicato per tutti, lo è per la pubblica amministrazione, lo è per le imprese. Noi avevamo questo contributo dalla Comunità Europea, le cui graduatorie vengono gestite dalla provincia di Modena, e ovviamente andava trovata anche la restante cifra che era necessaria per l'acquisto, per l'investimento. E di fronte comunque a una difficoltà complessiva, le nostre imprese, il nostro territorio ha risposto comunque con un impegno finanziario di alcune imprese locali che hanno ritenuto fosse bene ed opportuno comunque per il territorio realizzare questo progetto. Io credo che però le piane si vada oltre a questo quando si ragiona di pubblico e di privato, perché in questi anni c'è stata una forte sinergia fra l'amministrazione comunale e i soggetti privati che operano sulle piane di Mocogno. Mi riferisco al consorzio delle piane, che è un consorzio fatto di attori economici di questo territorio. Mi riferisco anche alla parte delle società sportive che operano in questo territorio. Quindi si è lavorato molto insieme, si sono definiti insieme gli obiettivi e le strategie, si è cercato ognuno per il suo compito comunque di lavorare per raggiungere al meglio quelle strategie. L'amministrazione provinciale di Modena è ben conscia dell'importanza dell'Appennino, sia come meta turistica, sia come generatore di attività economiche e produttive. Non a caso, all'inaugurazione è intervenuto il vicepresidente. Beh, la nostra provincia, e non solo la provincia, ma fortunatamente anche la regione, hanno sempre avuto un'attenzione particolare nei confronti della montagna, che è la nostra, non solo, valvola di sfogo per un ambiente sano e rigenerante, un'aria pulita, ma è anche uno dei luoghi dove l'investimento turistico trova più sinergia e più opportunità, perché mentre nella città c'è una presenza di turismo c'era molto intenso d'affari, e adesso purtroppo per la crisi economica si sta attenuando, rimane valido il discorso della città d'arte e del turismo di carattere diciamo così produttivo. Qua in montagna si sta sviluppando una richiesta sempre più in linea con il trend nazionale di turismo ambientale, di turismo sportivo, e quindi noi abbiamo cercato di valorizzare finanziando quei progetti come questo qui che oggi abbiamo inaugurato, le Piane di Mocogno, che contemplano la sinergia fra tutti questi elementi. Al punto tale che, pur in presenza della recessione economica e delle difficoltà causate dal sisma in pianura, l'amministrazione provinciale è decisa a sostenere le proprie pittoresche montagne ed a mantenere gli impegni già presi.
qui in montagna gli impegni che noi dobbiamo mantenere li manteniamo, perché non si può riparare a una crisi cercando soluzioni che possano produrre crisi in altri luoghi. Sono due percorsi diversi, sinergici, nel senso che tutto quello che verrà fatto comunque qua, per esempio sulle manifestazioni, sarà finalizzato e comunque rapportato a cercare di dare comunque un contributo di solidarietà alle zone terremotate, ma rimangono fermi i nostri impegni. Gli impegni e gli investimenti nel nostro Appennino rimangono validi, rimangono ancorati fra l'altro a dei finanziamenti europei, e noi siamo felici di avere una realtà produttiva come questa, dove mette insieme pubblico e privato, dove utilizza i finanziamenti europei. Oggi si parla tanto di zone della nostra nazione dove i finanziamenti europei non vengono utilizzati al massimo. Qua non siamo a questi livelli, qua siamo a un livello sinergico utile, virtuoso e produttivo.